Il decreto anticrisi approvato oggi dalla Camera arriverà in Senato la prossima settimana e secondo il ministro Tremonti sarà un passaggio molto rapido. Sempre oggi intanto è passato l'ordine del giorno del Partito Democratico che impegna l'esecutivo a valutare la possibilità di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti residui riguardanti spese per investimenti fatti nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti. Sull'ordine del giorno in questione la Lega Nord si è astenuta. E alcuni esponenti del Carroccio hanno osservato che il provvedimento è un'autorizzazione morale per tutti i sindaci che hanno gestito bene i bilanci erogando servizi di ottima qualità a tenere lo stesso comportamento. È una proposta non assolutamente legittima ma anche giusta nel merito, ha sottolineato il capogruppo della Lega a Montecitorio Roberto Cota, il quale però ha precisato che l'astensione del Carroccio non voleva essere un segnale all'esecutivo. Il governo non è stato battuto, l'ordine del giorno del PD dice cose simili ad un nostro ordine del giorno accolto dal governo, ha precisato Cota. In merito poi alla levata di scudi degli amministratori leghisti nei confronti della possibilità concessa alla capitale di poter sforare il patto di stabilità, c'è da registrare l'intervento del ministro dell'interno Roberto Maroni, il quale ha affermato che i sindaci protestano giustamente, visto che si chiedono perché Roma sì e noi no. Capisco le difficoltà del comune di Roma dovute anche alla gestione precedente e alla necessità di evitare il dissesto, ha aggiunto Maroni, ma questa norma è percepita come ingiusta e discriminatoria. Roma non va penalizzata, ma dobbiamo garantire anche ad altri comuni lo stesso trattamento, ha concluso il ministro dell'Interno.